Alta formazione per le imprese e gli operatori del settore benessere. Presentata a Palazzo Azzolino in Camera di Commercio di Fermo, la seconda edizione dell'evento che si svolgerà al Fermo Forum lunedì 26 ottobre dalle 10 alle 18. Ricco il programma della giornata, ideata per favorire la crescita professionale del comparto benessere. L'evento intende riconfermare il successo dell'anno scorso. Qui abbiamo fatto un salto di qualità, qui grazie a Trobbiani, presidente regionale degli acconciatori Confartigianato, c'è stata una proposta di creare un evento che è un evento importante, credo, a livello nazionale. Ha trovato una grande azienda che poi sono quelle che dettano le linee guida nel settore dell'acconciatura e Bello ha saputo coinvolgere tutta una realtà di soggetti. Vediamo che qui entra in gioco, mentre prima si pensava come cambiare acconciatura, qui entra in gioco l'abbinamento acconciatura-abbigliamento, entra in gioco il sistema dove l'acconciatore utilizza gli strumenti digitali per comunicare, per avere i feedback sul proprio operato, per avere notizie su quelle che sono le novità del settore e soprattutto c'è anche una volontà di formare i giovani, quelli che saranno i loro collaboratori prima e gli imprenditori dopo del futuro, il mondo della scuola. Abbiamo una realtà scolastica molto vivace qui che si è saputa adeguare al passo coi tempi e che l'alternanza scuola-lavoro l'ha anticipata di un po' di anni, tanto per essere chiari, in questo territorio. Però ecco, questi giovani che vanno nel mondo pratico, dove ci sono persone che hanno quell'esperienza e quella quotidianità che non si fermano più nella teoria. Quindi, come vedi, ha una completezza questo evento che probabilmente trova riscontro in pochissime altre occasioni, se non per dire che quasi mai l'abbiamo registrato. Parliamo della collaborazione anche che si è creata tra Confartigianato Fermo ed Ascoli. Sì, c'è stata una collaborazione a livello di associazione di categoria di Confartigianato, ma io voglio evidenziare, anzi il mio amico Sabatini ci ha tenuto, essendo impegnato in altra parte, ci ha tenuto a segnalarmi che non poteva venire, ma che lui è perfettamente in sintonia, tant'è che contribuisce, pur svolgendosi l'iniziativa a Fermo, contribuisce in maniera significativa alla realizzazione di questo evento. È una collaborazione che dà anche un segnale, un segno di quello che dovrà essere in futuro, no? La nuova realtà camerale che dovrà, salvo voglio dire modifiche dell'ultimo minuto, che dovrà vedere insieme una collaborazione Ascoli, Fermo e Macerata. Però ecco, al di là del mettere insieme per disegni che sono a qualche volta non del tutto comprensibili, è importante invece che sugli eventi ci ritroviamo e concentriamo le energie in modo da fare qualcosa che va ben al di là di quella che è la normale, il normale aggiornamento dei nostri operatori del settore. Confartigianato Fermo e Ascoli Piceno collaborano alla giornata dedicata alle imprese del settore cosmesi, make-up e moda. L'Oreal Italia è coinvolta come partner di spicco. L'Oreal offrirà a due studenti dell'Ipsia la possibilità di fare uno stage di 4 giorni in azienda a Milano. Lunedì ci saranno le terze e le quarte classi del percorso formativo in operatore del benessere dell'Ipsia di Fermo e San Benedetto del Tronto. Questi momenti sono momenti di confronto importanti in cui i ragazzi poi riescono a vedere qual è lo stato dell'arte, no? L'anno scorso eravamo presenti come spettatori, i ragazzi sono rimasti entusiasti perché hanno visto effettivamente dove stava andando il settore dell'acconciatura in quel momento. Quest'anno siamo presenti e coinvolti in questa iniziativa con un esperimento a cui ci hanno voluto sottoporre. Parteciperà anche la Scuola di San Benedetto, noi siamo molto contenti perché comunque c'è un'ampia collaborazione tra le scuole, noi tutte le scuole del settore del benessere delle Marche sono in rete, quindi abbiamo confronti con i colleghi che operano in questa specializzazione. I ragazzi sono entusiasti, sono pronti a questa sfida che li vede partecipi. Siamo orgogliosi di esserci e ringraziamo tutti quelli che hanno organizzato questo evento.
In Italia ci sono 170.000 attività nel settore benessere, 1.500 solo tra le province di Fermo e Ascoli. Alla prima edizione dell'evento l'anno scorso parteciparono 250 rappresentanti del settore. Quest'anno sono previste 500 persone tra imprenditori, operatori e studenti. Riguarda tutto il settore benessere e riguarda anche la moda e la formazione. La moda perché vogliamo allargare un pochettino lo spazio a noi consentito, cioè l'acconciatore, il benessere, vogliamo agganciarci anche un pochettino alla moda. La formazione è molto importante perché crea quel valore aggiunto per portare nei nostri esercizi un qualcosa di quotidiano. Anche quest'anno abbiamo dei formatori, degli stilisti di fama nazionale e internazionale, cioè abbiamo Matteo Pasinato, un giovane l'abbiamo avuto anche l'anno scorso e quest'anno l'abbiamo riproposto perché è un giovane emergente come stilista, e abbiamo Maria Grazia Longhi che è la fondatrice dello studio Demetra che si occupa di immagine. L'evento rappresenta la più importante vetrina formativa di moda del centro Italia. A conclusione della giornata verranno premiati attraverso una giuria d'eccezione i giovani più talentuosi che durante l'evento esprimeranno il loro talento acconciando alcune modelle. Noi ci proponiamo, questa è una nostra ambizione, di fare di questo evento uno tra i più grossi eventi di formazione nell'ambito dell'acconciatura del centro Italia. È un'ambizione che secondo me possiamo tranquillamente portare avanti visto il successo l'anno scorso e la partecipazione quest'anno di due istituti tecnico-professionali, sono l'Ipsia di Fermo e l'Ipsia di San Benedetto, che parteciperanno sia a animare l'evento sia anche da un punto di vista di ascoltatori, di uditori, perché comunque ci saranno eccellenti moderatori che vengono da fuori appunto per parlare di moda a 360 gradi. Diceva il presidente Trobbiani.